tra poco dovrebbe esserci il calcio d'inizio. Ecco qua, è partita la gara tra il Brancalone e il Soriano. C'è questa rimessa lunga adesso, la palla va nel cuore dell'area, c'è stato, attenzione, la paratissima di Palumbo. Intanto ecco la battuta è pronta per il Brancaleone, eccola qui in mezzo, e qua adesso il salvataggio di testa di Clasadonte. Comunque un Brancaleone che su palla inattiva si dimostra pericolosissimo, ma non è ancora finita. Nuovamente un colpo di testa a liberare. Sono in tre, scusate che ogni tanto ci si può, come dire, impappinare. Ora c'è Giovanni, bello quello che ha fatto Giovanni, attenzione perché ora l'occasionissima per il Brancaleone che viene fallita da D'Agostino su un errore incredibile della difesa del Soriano. Poi Guerrisi prova a mantenere la palla viva. L'ha inseguita Libri, alla fine si deve ripartire, ma attenzione perché c'è Salvador che va a fare pressing, poi Morabito, che è Rodriguez. Ora il lancio lungo di Rodriguez a mettere in movimento Salvador, poi in qualche modo la difesa del Brancaleone riesce a liberare. Però Cabrera che sbaglia su D'Agostino, D'Agostino può andare via accompagnato da Violi, ancora D'Agostino che si incaponisce, forse alla fine viene fermato. Ancora Macias lungo l'out di destra, il cross a tagliare tutta l'area, impatta Fioretti. Ancora Brancaleone con Gonzales per D'Agostino, c'è Guerrisi di libero, poi attenzione a questo tocco di Galletta per Gonzales, il tiro che taglia tutto lo specchio della porta. Muscano che la mette a terra, il pallone passa a Violi, ancora Violi che prova a liberarsi dei suoi avversari, Guerrisi che entra in area di rigore, ancora Guerrisi, poi un rimpallo per lui, palla messa dentro, non arriva a nessuno Gonzales da quella parte, l'uscita di Palumbo, palla ancora buona per il Brancaleone, attenzione a questo colpo di testa di Rodriguez, poi Guerrisi che trova ancora l'opposizione del suo avversario, qua la svirgola un po' il numero 9 di casa, ma occhio a questo colpo di testa indietro a liberare, che... e finisce qua il primo tempo, puntuale il fischio dell'arbitro Bevere di Chivasso, riprende il suo posto Ciacco di Cosenza, e quindi l'arbitro fa segno che si può iniziare. Dunque, secondi 45 minuti di questa sfida tra il Brancaleone ed il Soriano, fallo laterale. Giovanni Galletta, attenzione, bello questo tocco per Violi che può involarsi, e qua c'è un calcio di punizione fischiato dall'arbitro e c'è un cartellino rosso, c'è un cartellino rosso. Qua Violi era andato via, Scuticchio lo mette giù. Macias. La palla per Salvador che la prova a mettere in mezzo. Attenzione perché questa sortita sembra buona. Poi Toscano. Ancora calcio d'angolo, anzi no, la mette direttamente sul fondo. Leone ha subito fatto riprendere il gioco. Attenzione a questo pallone. E qua tergiversa un po' D'Agostino, poi alla fine Palumbo. Libri sbaglia e innesca Staropoli, attenzione a Staropoli che tira, e Morabito in due tempi para. Alla fine c'è però Macias che alimenta l'azione dei suoi, scardina anche Borrello, poi attenzione perché la palla passa, qui Etus viene fermato, ma è ancora il Soriano in possesso del pallone. Gioffre fuori, Daniele Galletta. Si continua a giocare lungo l'out di destra, attenzione alla palla dentro, liberata, poi c'è Gonzales, il tiro, alto. Ora attenzione a questo lancio che Baggini anticipa il suo portiere, poi c'è un calcio di punizione in favore del Soriano. La possibilità per il Brancaleone, ma occhio perché Etus la disarciona a Violi, ancora Etus che è tutto solo, c'è Beseiro dall'altra parte, Etus entra in area, il tiro di Etus. La battuta arriva adesso, la palla taglia tutta l'area di rigore, resta lì, c'è un po' di confusione e c'è un calcio di rigore per il Soriano. Il fallo credo fosse di Libri e dunque occasionissima per il Soriano al 46esimo del secondo tempo su azione d'angolo.
Tutto pronto per la battuta del calcio di punizione. Besero contro Morabito, la parata di Morabito e poi la palla viene messa fuori. Bravo veramente Giorgio Morabito in questa circostanza a tenere a galli suoi. Ora la palla passa ma Morabito la fa sua nuovamente. Siamo quasi al 51esimo minuto della ripresa, 0-0 il risultato qui al Borrello. Si perde ancora qualche secondo, credo però che l'arbitro a breve fischierà alla fine. Vediamo un po', Libri la ricaccia in avanti, Guerrisi, e l'arbitro dice che va bene così.